ai servizi ecosistemici che può fare la natura, prendendo in considerazione il classico esempio del bosco. Che cosa fa un bosco di fatto? Un bosco può fare sviluppare un servizio ecosistemico di tipo cosiddetto diretto, no? Cioè quindi offrire il legname, quindi è un servizio ecosistemico di fornitura cosiddetto, per cui l'uomo approfitta della biomassa che il bosco produce per poterla utilizzare a vari fini, a vari scopi. Dall'altra parte però il bosco che cosa fa? Il bosco fa una numerosa altra serie di servizi, e cioè quei servizi di regolazione che permettono poi di far sviluppare il bosco e far sviluppare il legname che serve. Fissazione di anidride carbonica, ad esempio, così importante per limitare il gas serra, produzione di ossigeno, fissazione del suolo, cioè trattenimento del suolo, trattenimento e depurazione dell'acqua, quindi un servizio importantissimo perché, come ben sapete, dove c'è vegetazione, dove c'è copertura vegetazionale, lì si preserva una delle risorse più importanti che è l'acqua. Quindi tutte queste funzioni ecologiche che diventano servizi perché noi consciamente, come o inconsciamente, diciamo così, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno in maniera importante perché da loro dipendiamo in maniera assoluta. Pensate solo al tema dell'acqua.